data la grazia all'assassino della scuderia. Paul Gray deve morire fra 3 giorni. Paul Gray deve essere impiccato. Prigione di Pentonville, Londra. Fregato. Fammi vedere. Forse mi hai fregato. Ma forse no. C'è gente. Ora vediamo. È tua sorella. La petizione. Hai saputo niente? È stata respinta. Non devi arrenderti, io spero ancora. A che serve? Senti, Jeffrey Richmond ha organizzato... Che cosa può fare? È stato il nostro migliore amico in questi terribili momenti. Mi ha organizzato un incontro con il ministro degli interni. Non capisci che sarà molto diverso parlargli di persona? Si renderanno conto che non possono... Scusa, sono proprio un ingrato, Pamela. Spero che non ci metta troppo. Dovremmo essere dal ministro degli interni per le 12:30. Non credo che servirà molto, Richmond. Anche se hai fatto bene ad organizzare questo incontro. Come sta? Credo che abbia qualche speranza in più. Non dovremmo andare? Sì, è meglio affrettarci. Miss Gray, ogni prova di questo caso è stata minuziosamente vagliata prima di arrivare alla corte di appello. Lei deve capire che in questo caso io sono solo il portavoce dello Stato. Ma noi siamo una nazione civile. Sicuramente ci sarà un modo per impedire al governo un errore giudiziario. Cosa? Un errore? Non è un delitto se lo Stato uccide un innocente. Miss Gray, suo fratello è stato condannato. La Corte d'Appello ha confermato il primo verdetto. E la domanda di sospensione è stata rifiutata. Non c'è assolutamente niente da fare. La legge deve seguire il suo corso. Lei ha tutta la mia comprensione. Tenga, Miss Gray, beva un po' d'acqua. Dì a me. Bene ora. Perdonate se mi sono comportata così. Adesso è meglio che si riposi un po', Miss Gray. No, grazie, sto meglio ora. Mi accompagneresti, Neil? Sicura di star bene? Sì, ho solo un po' di vergogna. Posso prestarti la mia auto? No, grazie, vado con Neil. Grazie ancora. Vorrei poter fare qualche cosa che ti aiuti, cara. Oh, sei stato magnifico, Jeffrey. Senta un po', signor Kent. Non era la sorella di Gray quella che è appena uscita con quei signori? Sì, povera donna. Veramente strano che una ragazza così dolce abbia un fratello così malvagio. Quell'orrenda lama. Sembra che la testa fosse quasi staccata dal corpo. Lo so, Miss Johnson. Io ho una curiosa sensazione riguardo al caso Gray. Davvero, Mr. Kemp? La fiducia di quella ragazza mi dà il sospetto che, nonostante tutte le prove, forse c'è stato uno sbaglio. Vorrei proprio essere in condizioni di aiutarla. Sì, Sir Lionel? Oggi può chiudere la pratica Barton. Sì, signore. Ispettore Chan è arrivato. No, sir, Mr. Chan non c'è ancora. Scusate, prego. Presento mia umile persona. Oh, chiedo scusa. Sir Lionel, il signor Chan è appena entrato. Lo faccia passare. Certo, Sir Lionel.
Mi scusi, ma non l'avevo sentita entrare. Perdoni, mio passo felpato. Deformazione professionale. Già, se vuole seguirmi, il ministro degli interni la riceverà subito. Ringrazio molto. C'è Mr. Chancer, Lionel. È l'investigatore cinese che ha catturato Barto a Honolulu e poi lo ha portato qui? Sì, quello fu un ottimo lavoro investigativo. Il governo inglese, Mr. Chang, le è profondamente grato. Molto onorato essere umile servitore di Leone Britannico. È sorprendente, Mr. Chang, che lei abbia avuto dei sospetti su Barto. Godeva di ottima stima. Stima non dice verità. Conosci abitanti di casa soltanto se guardi in cortile. Sempre che il cortile ci sia. Scusi. Ogni facciata ha il suo retro. Anche in piccoli fatti c'è lunga storia. Come in questa stanza. Ma cosa intende? Che lei ha avuto colloquio con donna molto triste. E donna molto disperata e con grande ansia. Questo è vero. Come ci è arrivato? Osservi, prego. Mano che strazia, dice cuore straziato. Non le sfugge proprio niente, Mr. Chan. Umile occhio a lunga pratica. Questo conferma quanto mi ha detto l'ispettore capo della polizia. Si parlava del caso Martin oggi e ha detto che nessun altro investigatore avrebbe potuto risolverlo. Lode eccessiva. Ma ringrazio molto. E ora Mr. Chan forse vorrà dirmi se c'è qualcosa che possiamo fare per aiutarla nel suo viaggio di ritorno a Honolulu. Molto grato, ma ora mistero di passaporto è risolto. Oh. Hello? Knightsbridge 4243? Miss Gray, prego. Oh. Qui è il segretario personale di Sir Lionel Bashford. Dica a Miss Gray se mi può richiamare appena torna. Grazie. Sì. Pamela Gray. Mi ha mandato un caro amico. Io devo parlarle. Dispiace molto, non ho tempo. Tra un'ora parte treno per nave di Honolulu. La prego, mi ascolti. La imploro di aiutarmi, se può. Prego, entri. Mr. Chan, io sono in una situazione drammatica. Non c'è nessuno a Londra. Nessuno al mondo che può aiutarmi, eccetto lei. Il mondo è grande. Io piccolo cinese. Oh, lei deve aiutarmi. Lei è molto scossa. Si calmi. Lei sa di che si tratta? Sì. Mi chiamo Howard, Neil Howard. La signorina Gray e io siamo fidanzati. Oh, molto bene. Vuole onorare altra camera con sua presenza? Tu resta qui tranquilla, gli spiegherò tutto io. Grazie. Scusi, prego, ma devo prendere treno. Lei parli, io ascolto. Cominci tutto da inizio. Da inizio. Avrà letto sui giornali dell'assassinio nelle scuderie. Sì, solo titoli. La signorina Gray è la sorella di Paul Gray ed è la sua unica parente. Questo è triste. Le posso esporre i fatti brevemente. L'omicidio fu commesso 3 mesi fa nelle scuderie della casa di campagna di Mr. Richmond nel Redfordshire. Gray era il segretario di Mr. Richmond. Hamilton, quello che è stato ucciso, era ospite per il weekend. Durante il processo le prove indiziarie contro Gray furono schiaccianti. Ma sua sorella è completamente convinta dell'innocenza di suo fratello e quindi pensa che... Un momento, prego. Lei è... Oh, avrei dovuto dirglielo. Sono un legale. Insomma, sono un avvocato. Ho difeso Gray al processo. Lei ha fatto ricorso? Sì.
Ma in Inghilterra c'è solo un ricorso e l'hanno respinto. Lo impiccheranno fra 3 giorni. Quindi, unico modo salvare fratello è provare che altro è vero assassino. Esattamente. E trovarlo prima delle 9 di venerdì mattina. Dunque, ora 4 di martedì. È solo 65 brevi ore. Fiducia di sorella in umile sottoscritto è sconcertante. Detectives non fanno miracoli. Eppure un miracolo è l'unica cosa che può salvarlo. Domanda, prego, molto importante. Crede che questo fratello è innocente? Beh, ma questa domanda è necessaria. Prego. Prego. Lei crede fratello innocente? No. Ma è chiaro che... Tu, Pamela, non cercare giustificazioni. Non voglio più vederti, mai più. Pamela, aspetta. Casa di campagna di Jeffrey Richmond, nel Redfordshire. Una splendida stagione, Jardine, non trovi? Sì, è peccato che sia finita. Davvero. Non sai che piacere essere di nuovo qui. Voi americani non dovete appassionarvi troppo alla caccia o non resteranno più volpi per noi. E neanche cavalli, vero? Come? Non ho parlato. Dove ci incontriamo giovedì? Qui sarà una bella giornata e avrò il terreno adatto ad Elkhart. A proposito, Mary, ho deciso che non devi più montare quella cavalla. È irritabile. Vero, Jardine? Certamente. Non è un cavallo da donna. Difficile andare d'accordo con lei. È una puledra incorruttibile. Incorreggibile. È mia ed è ottima per la caccia alla volpe. Ma chi sei per darmi ordini in questo modo? Il tuo futuro marito, cara. O l'hai dimenticato? Ma state buoni, voglio che ascoltiate un mio consiglio. Non vi sposate. Danny, ti prego, stai zitto. Visto che succede? Beh, nonostante il suo consiglio, ti sposerò ugualmente. E tra un mese farai quello che ti dico. Sei un pallone gonfiato. Vado a cercarmi qualcuno che sappia apprezzarmi di più. Ti accompagno. Posso parlarle, signore? Cosa c'è, Philip? Sono d'accordo con Richmond su 2 punti. Uno, sei adorabile. Oh, Jerry, ti prego. 2, non devi montare quella puledra. È pazza. Un altro padrone. Non sopporto l'idea che ti possa far male. Garton, vuoi scusarci un attimo? Certamente. Cosa c'è, Jeff? È arrivata Pamela e vuole vederci subito. Che sarà successo? Pamela, Mary. Che succede, Pamela? Spero di non disturbarvi piombando qui così. Oh, mia cara, non ti preoccupare, hai fatto benissimo, vero Mary? Oh, ma certo. Io mi sento come se mi mancasse la terra sotto i piedi. Che è successo, Pamela? Neil crede Paul colpevole. Cosa? Ma è impossibile. Al processo non ha mai creduto Paul innocente. E oggi l'ha detto qualcuno che poteva aiutarci. Ora dovrò ricominciare tutto da capo. Oh, mia cara. Jeffrey, che si può fare? Pamela, sta calma. Penseremo a qualcosa. Adesso senti, portala di sopra. Dalle la camera ovest. Poi io mi libererò di tutti gli ospiti che non resteranno a dormire. Sì, così noi potremo parlare con calma. Vieni, cara. Phillips. Signore? Miss Gray resterà qui. Dormirà nella stanza ovest. Va bene. E controlli che non venga disturbata per nessun motivo. Certo, signore.
Buonasera. Miss Gray è qui? Miss Pamela Gray? Miss Gray riposa. Se vuole vederla, ritorni domani. È estrema importanza vederla subito. Miss Gray sta dormendo. Ho ricevuto dei severi ordini che non venga disturbata. Ritorni domani. Ringrazio molto. Tazza di tennis, vedrà che poi si sentirà molto meglio. No, non vuole niente. Non vuole una buona tazza di tè caldo? La prenda, avanti. La prego, mi lasci stare. Non essere stupida, Perkins. Conosco questo signore. Adesso va via. E non parlarne con nessuno. Prego, scusare. Entrata poco ortodossa, dovuta a maggiordomo dubbioso di me. Perché è venuto? Io ho visto suo fratello. E lei crede che... Che sua idea forse è giusta. Allora vuole aiutarmi? Umili sforzi vanno in quella direzione. Moriremo tutti nei nostri letti. Che significa tutto questo? Come faremo? C'è un orribile ometto omicida che si aggira per la casa. Ha bevuto, forse? Ah, io no. L'ho visto con i miei occhi mentre si intrufolava nella stanza di Miss Gray. Cosa? Mi aiuti, per favore. Lui la sta ipnotizzando. Credo che gran parte dei testimoni sia qui. È là, Mr. Richmond. Phillips, accompagnate Mr. Chan nello studio. Molto bene, madame. Di qua, prego. Ringrazio molto. Allora? Oh, salve. Che dici, ci facciamo un drink? No, grazie, Bunny. Dunque, che ne diresti se ci facessimo quattro salti? Scusa, Bunny, sta parlando con me. Come ancora? Oh, Bunny, non seccare. Possiamo andare fuori? Voglio parlarti. Credevo che volessi ballare. Volevo restare solo con te, tutto qui. Tu non devi fare così, Jerry. Non posso farne a meno, lo sai. Ti prego, Jerry. Te lo dico dopo. Devo riunire nello studio quelli che sanno qualcosa della morte di Hamilton. Tutti gli altri non serve che restino. Riesci ad inventare qualche scusa per mandarli via? Certo. And now you all know who Mr. Chan is and why he's here. And I feel certain that you'll all give him every possible assistance. Thank you so much. If you will all sit, please. Now, please, if Mr. Gray not guilty, then some other person is murderer. Only method to save Mr. Gray is to find this other quick, in 57 hours. Now, please, tell briefly events of sad night. Well, after dinner, Gray came in here and Hamilton followed. They both live in this house? No, Paul Gray was my hunt secretary and stayed here during the hunting season. But Captain Hamilton was just down for the weekend. Captain? Hamilton was soldier? No, Air Force. But he and Gray had never got on very well together. They were always... Excuse, please. Ancient history, not necessary. Sorry. On the night of the murder, Hamilton followed Gray into this room.
There was no one else here. They were heard quarreling violently. Who heard? Mr. Fothergill, Major Jardine, and Mr. Garton. That's right. Devil of a row. Hamilton shouting, Gray shouting. Sounded like a political demonstration. Bunny, please sit down. Thank you so much. Other witness, please. Yes. They were quarreling, all right. I heard them from the hall. It was about that chorus girl. Excuse, please. Only event. Sorry. And third witness. Where's Garton? He wasn't anywhere about. I sent Phillips to look for him. Where could he have gone? Do you want to wait? No. Time is enemy here. I think Mr. Darden can tell events that took place after quorum. Well, I thought I'd better stop the row before any of the women heard. I was just outside the door. Fothergill was behind me. That's right. Continue, please. Through the door, I heard Hamilton say, "Remember what I've told you." And then Gray shouted something. And then I heard those windows opening and slamming shut. Yes. You enter? No. Obviously, one of them had left the room, and I decided to mind my own business. Admirable British quality. And next event, please. Oh, 2 hours later, Garton and Jardine went over to the stables and found Hamilton's body. As they were walking over, Garton noticed Gray coming back towards the house. I wonder where the deuce Garton is. Why were you going to stable so late at night? One of Garton's horses was sick. We were going to have a last look at it before going to bed. I understand. Then nobody see Hamilton alive after bang of window? No. I haven't been able to find Mr. Garton, sir, but I'll continue to look for him. Thank you so much. C'era oggetto attaccato qui. È gemello di questo? Sì. E assassino? Usato arma che manca? Era accanto al cadavere. L'ha presa la polizia. Ah, già. C'erano impronte? No. Sembra che Gray portasse dei guanti. Strano che... delitto passionale commesso con mani guantate. Sì, ma l'accusa sostenne che si trattò di un delitto premeditato e in effetti fu trovato poi un Aspetti, paio di guanti. Aspetti, prego. Se Mr. Gray non è assassino, bene rinunciare alle testimonianze emerse. Non tempo ora per bugie, ma solo per verità. Ora prego, tutti quanti, per favore, seguire me alle scuderie. Scuderie? E perché? Crimine deve essere ricostruito. Metodo polizia francese... a volte molto buono. Andiamo. Garton era lì quando Gray sparì dietro la siepe. E dove ha trovato corpo? In scuderia, vicino all'ultimo box. Ah, lì. Prego. In assenza di Mr. Garton, lei e Mr. Jardine aiutare la ricostruzione. Ma certo. Jardine? E adesso vediamo.
umilmente suggerisco, lei è Hamilton e lei assassino. Mi sembra molto puerile tutto questo. Senti, Richmond, ma dobbiamo farlo per forza. Mr. Chan sta indagando, Jardine. Forse non è stato chiaro. Delitto da... Ho capito, va bene. Ringrazio molto. Ehi, che sta succedendo? Tutto a posto, Lake. Torna a dormire. Ah, bene, signore. Scusate tanto. Chi è? È Lake, il palafreniere. Mi spiace, non capisco termini tecnici. Più semplici, prego. Beh, il mio staffiere, il capostalla. Fa un po' di tutto. Oh, capito. E ora... Ma cosa fa? È coltello di studio. Lei è assassino. Lei è Hamilton e gentilmente entrare in scuderia. Bene. Prenda, prego. Ma senta, questo è assurdo. Prenda coltello, prego. Ora lei entri. Provi a colpire, come accusa ha detto, che vero Hamilton fu colpito. Lasci poi arma dove trovato vero coltello. Ora prego. Proceda omicidio. Buona, bellezza, buona. Senta, non possiamo uscire e farlo da un'altra parte. Vede cosa ha combinato la sua messa in scena? Cosa disturba, nobile animale? Lake! Tu, vecchia mia, buona, alla brava! Presto, Lake! Su, buona. Cos'è tutto questo chiasso, bella, eh? È il cavallo di Mary Brice. Visto cosa ha combinato lei? Questa pagliacciata la sera, Jardine. Elcat starà tranquilla ora che c'è lei, che lui la fa rigare. Controllo di nobile animale da modesto uomo. Molto interessante. Quella luce accesa quando ho trovato corpo di Hamilton? No, Garton l'ha accesa dopo. Allora prego spegnere. Se crede che continuerò con questa pagliacciata... Dobbiamo seguire le sue istruzioni. Va bene. Vuoi scommettere che si sono dimenticati di noi? Che gente! Avanti, Jardine. Coltello, dove era altro coltello? Così è giusto? Sì. Si alzi, prego. Ma insomma... Si può sapere quando è che tocca a me? Cosa succede? Adesso ti spiego. È la ricostruzione del crimine. La ricostruzione cinese del delitto, però alla francese, capito? Alla francese. È infallibile. Reciti il misfatto e trovi l'assassino, capito? Oh, Vanni, ti prego! Basta! Dove sei stato, Jerry? In giardino. E poi nella mia stanza. Ho sentito un gran chiasso in scuderia. Si è innervosito un cavallo? Elcat, lo sai come diventa quando non c'è Lake? Ti abbiamo cercato dappertutto. Si può sapere dove sei stato? Questo è Mr. Garton. Vuole parlargli? Non ora. Prima finiamo. Bene, rifacciamo da capo. Scusi, prego, una domanda. Mr. Gray era segretario di Hamilton e c'è nuovo segretario? Sì, Mr. Jardine. Ah, prego, dica a tutti quanti di rientrare in casa. Io sto qui. Che cosa vuol fare? Interrogare lo stalliere di fiducia. D'accordo. E se ha bisogno chiami.
Certo, grazie. Signore e signori, rientriamo. Se Mr. Chan ha bisogno, ci richiamerà. Scusi, prego. Cosa vuole? Io sono un tipo molto curioso. Io non ho tempo da perdere con i curiosi. Ho bisogno di dormire come tutti gli altri. Sono domande non fatte che impediscono sonno. Si può sapere che cosa sta cercando? Non ci piace avere forestieri in piccioni intorno. Inglesi fanno fatti loro, ma cinesi non tanto. Se ha domande da farmi, le faccia, così la finiamo. Se mi va, rispondo. Tre domande soltanto. Molto semplici. Prima, lei era qui sopra in suo appartamento quando accadde delitto? Appartamento? Non ho nessun appartamento. Ho soltanto uno schifoso box. E lei era in suo schifoso box? Quando omicidio avvenuto? No. Perché non legge i giornali? C'è scritto che ero con un'amica. Ero fuori, lo sa? Ha capito, sì? Ho le prove, tante prove. Ah, io ho capito. Lei ha fatto vacanza. Grazie. Ora, seconda domanda. Questo nobile animale era qui, stesso posto, notte di delitto? Certo che era qui. Come sempre. Dove vuole che fosse, se no? È sempre qui. Controlli. Ah, bene. Grazie. Terza domanda. Ha visto per caso Mr. Hamilton lì per terra? Ho già detto che non c'ero. Ero fuori, con un'amica. Ma come glielo devo dire? Già, lo terrò presente. Ci rivedremo ancora. La ringrazio molto. Chan, mi dica, ha scoperto qualcosa? Sì. Cosa che però non capisco. Mi spieghi. Lei era in casa qui la notte che Hamilton ucciso? Sì, ero venuta per il weekend. Perché? Qualcuno in questa casa ha sentito rumori di nobile animale se era delitto? Vuol dire qualche nitrito? Sì. No, non ricordo nessun rumore. Né mi risulta che l'abbia sentito qualcun altro. Forse da qui non si sente. Oh, sì, Mr. Garton li ha sentiti dalla sua camera poco fa. Davvero? Di rumori parlato in processo? No. Molto bene. Che cosa significa tutto questo? La prego. Ma lo capisce che sono rimasti 3 giorni soltanto? Lo so. Ma ascolti. Quando nobile animale sente sconosciuto, si agita sempre tanto. Ma se conosce, no? Il nobile animale non ha agitato quando Hamilton ucciso a 2 passi dal suo box. È chiaro. Già. Già, è lei che non doveva essere lì quella sera. Mr. Chan ha già parlato con lui. In fretta, ma abbastanza. Che cosa ha detto? Tante cose senza senso. E credo lui paura. Ha idea che sia stato lui? Idea come nobile animale? Se ascolta, lei fugge via. Causa solo disordine. E che cosa intende fare? Vada subito da lui e lo faccia parlare. No. Meglio domani mattina. Ma così perde tempo? Oh, la prego, non capisce che qui le ore passano inesorabili? Che cosa dobbiamo aspettare? Ora Lake deve restare solo. È chiaro? Ha paura. Deve avere molta paura. Se ha paura, non tace. Se non tace, è molto bene per noi. Mi dici che altro ti puoi aspettare in questa dannata casa quando uomini orribili ti entrano addirittura dalla finestra? Ma mi hanno detto che lui è una persona tanto per bene. Cosa? Quello dove arriva ammazza. Ah, eccolo là! Sta lì in giardino! Perché è uscito di casa stamattina alle 6 dicendo che non sarebbe tornato prima del pomeriggio?
tuffo. Buongiorno. Che cosa ci fa qui? Quello che devo fare. Vuol dire che aiuta Pamela, la signorina Gray? Questo è mio umile impegno. Ma posso fare stessa domanda? Cosa fa qui? Beh, sa, volevo vedere Pamela, ma mi ha cacciato. Cacciato? Non ha voluto vedermi e ha rifiutato. Ma lei è ancora qui? Già, io sono pazzo, davvero. Oh, ma a che serve cercare di spiegare? Lei non capirebbe. Vero? Sono molte cose che ancora non capisco. Cosa desidera? Vedere, prego, Mr. Lake e parlare con lui. Può vederlo, ma parlargli non credo. Com'è stato? Suicidio. E lei in questo che cosa c'entra? Non assumere questo tono, Tucker. Questo è Mr. Chan, è mio ospite. Ed è un detective anche lui. Mr. Chan, questo è il sergente Tucker della polizia di Contea. Piacere conoscerla. Come sta? Cosa può aver indotto Lake ad uccidersi? Quando gli ha parlato ieri sera, lui... Un momento, prego. Tutto quanto. Quasi buona imitazione. Imitazione? Cosa vuol dire? Omicidio. Oh. Omicidio. A Mr. Chan piace scherzare, vero? Morte non è bello scherzo, poco divertente. Io non capisco quale sia la sua idea. Nessuna idea. Fatti. Piccole cose raccontano storie. Vede? Soldi parlano. Che cosa significa? Mai si suicida uomo. Modesta condizione quando possiede molto denaro. Non sta saltando a delle conclusioni? No. Conclusioni saltano su me. Noti mano uomo. Osservi. Pistola impugnata con dita su grilletto. Ma ferita... al centro di fronte. E per simile ferita si spara con pollice, così. Per Giove ha ragione. Ferita così con dita su grilletto è difficile. Ma chi mai avrebbe voluto uccidere Lake? La risposta a questa domanda è molto desiderata. Capisco dove vuole arrivare, Mr. Chan. Lei dice che non è stato un suicidio. Questa è mia deduzione, signore. Allora devo prenderne nota. È il nostro metodo. Prendere nota di tutto. Grossa somma di denaro, ferita al centro della fronte. Io suggerisco che solo autorità sappiano che questo non è un suicidio. Non capisco il motivo. Assassino va ingannato. È un'ottima idea. È contro i regolamenti questo. Dovrò fare un rapporto al commissario capo. Non si preoccupi, gli parlerò io e capirà. Ma... Ciao, Jeffrey. Salve. In scuderia ci hanno detto del povero Lake. Spaventoso. Possiamo fare qualcosa? No, niente, è già stato fatto tutto. Era l'ultima persona che pensavo si potesse suicidare. E se non possiamo aiutare? No, grazie, ci abbiamo già pensato noi. Grazie. Ho scritto tutto, Mr. Chan. Ringrazio molto.
do you want? Have they told you about Lake? I heard that the unfortunate man had committed suicide. Suicide or not, it's death. Don't forget the words of Alice Perkins. There'll be death in this house until we get rid of that creeping, murdering foreign man. This is no time for gossip. Go on about your work. Who's gossiping? Phillips. Sì, madame. Avete visto Mr. Chan? No, madame, non l'ho visto. Eccolo. Umile cinese è qui. Ah! Santo cielo! Davvero, madame? Non avevo idea che Mr. Chan fosse qui. Usanza di rendersi a volte invisibile, molto utile. Orientale, non inglese. C'è qualcos'altro che desidera, madame? No, grazie, niente. Molto bene, madame. Mr. Chan, ha visto Lake? Sì. Cosa ha detto? Che cosa ha scoperto? Niente. Lake è morto. Cosa? L'hanno ucciso, cercando di far credere si tratti di suicidio. Lake, morto. Allora è quello che speravo ieri sera. Oh, le avevo detto di parlargli subito. Mi spiace. Ho sbagliato. Dobbiamo ricominciare. Ricominciare? Con meno di 48 ore? Oh, vorrei non averla mai cercata. Prima mi fa sperare, poi... Speranza non abbandonata. Lake non può parlare, ma morte parla. Ci ha detto qualcosa che prima non sapevo. Vero assassino di Hamilton è qui. Oh. È sicuro? Come uomo di scuderia, lei che aveva troppi soldi. Soldi sporchi. Dati da assassino. Quando spaventai Lake, assassino ho dovuto uccidere. Facciamo sapere dell'assassino di Lake. È importante per provare l'innocenza di Paul. Aspetti, prego. Omicidio di Lake non prova niente. Prova solo a noi che crediamo suo fratello innocente. Ma qualcosa dobbiamo fare. Non c'è molto tempo. Io lavoro qui. Suo lavoro è dire a fratello di speranza che abbiamo per lui. Sì. Sì, ha ragione. E grazie. Buongiorno, Philip. Buongiorno, signora. Buongiorno. Giorno. Desidera qualcosa? Ho da fare. Devo pensare alla caccia. Sì, lo vedo. Affare di caccia alla volpe molto interessante. Già. Il raduno è domani. Ah. Addestramento militare utile per battute di caccia alla volpe? Che vuol dire addestramento militare? Lei è maggiore, quindi soldato. E lei è direttore di caccia, quindi penso forse... Senta, mi ascolti bene, buon uomo. In primo luogo, la caccia alla volpe non c'entra con l'esercito. No. Secondo, non sono mai stato soldato. Terzo... Le dispiace non interrompermi. Spiacente, ma io credevo maggiore grado di esercito. Se vuole saperlo, ero in aviazione, non nell'esercito. Ringrazio molto. Gianni. Ha scoperto tutto. A che punto è? Aspetta, caro, ho cominciato a scoprire qualcosa. Che cosa? C'è stato un altro... A voce alta, signora. Mi scusi. È successo qualcosa da Jeffrey. Qualcosa che conferma che il vero assassino è ancora lì. L'ha detto al Ministero dell'Interno, se lo sanno, io non spero che... Non ci sono abbastanza prove. Non metterebbero la cosa in relazione con te. Ma lui lo sa. Oh, Paul.
Non c'è più tempo. È tutto inutile. No, ma non è inutile. Ce la faremo, vedrai. Due giorni. Neanche due giorni. Perché non mi uccidono subito? Perché mi fanno aspettare? Ti prego, caro, non devi lasciarti andare. Va via. Non preoccuparti per me, non pensare a me. Io sono morto. Ho una corda intorno al collo e tra 40 ore la stringeranno così forte che il mio collo si spezzerà e sono morto, morto! Non fai così, Paul, smettila! È meglio che esca adesso. Dici davvero? Devo andare? Sì, signora. È molto meglio, così sta tranquillo. Io o il collega Bostock siamo sempre con lui. Va bene. Vado. Miss Gray è con il fratello? Sì, signore. Grazie. L'aspetto. Vedermi stamane da Richmond. Lasciami sola. Ma mi devi ascoltare. Dammi la possibilità di spiegare. Lasciami andare. Non hai già fatto abbastanza. Non hai ancora capito che non voglio vederti mai più. Ma come può la morte di Lake essere collegata al caso Gray? Caso è come interno di radio. Molti contatti, non tutti comunicanti. Vuol dire che ha scoperto qualcosa? Certo, però ancora non so cos'è. Frequente stato mentale per detective. Vorrei credere che ha ragione, su Gray, ma certe volte... Beh, non riesco a pensare che tante prove siano false. Tante prove, sì. Troppe. Può prestare automobile domani? Ma certo. Dove vuole andare? All'aeroporto di Farnwell. C'è l'Air Force laggiù. E perché vuole andarci? Charlie Chan, uomo molto curioso. Cerca risposta a molte domande. Sì, ma cosa... Oh, Jeffrey, ti stavo cercando. Buonasera. Chan e io stavamo giusto parlando di... Suggerirei umilmente che nostra conversazione è poco interessante al momento. Scusate, prego. Non preoccuparti, cara. Ma Jeffrey, cosa ci sta succedendo? Tutte queste sciagure una dopo l'altra. Non devi pensarci più, Mary. Ma io ho paura, caro. Io sento che accadrà qualcosa di grave. Oh, cara, non essere assurda, ti prego. E poi, Jeffrey, con la povera Pamela in casa, trovo orribile continuare a condurre la nostra normale e inutile vita. E c'è anche la caccia domani. Sembra... Stiamo facendo esattamente quello che Chan vuole si faccia. Ti sembro una stupida, eh? No, cara. Mi sembri quello che in realtà sei. La donna più adorabile. E adesso, madame, subito a letto. Domani sarà una giornata faticosa. Mi scusi, prego. Se morte entra da finestra,
Vita non ha tempo di uscire da porta. Che vuol dire? Adesso spiego. Indirizzato proprio a me. Vede, proiettile molto curioso. Da potente pistola d'aria. Ma perché qualcuno vorrebbe... Qualcuno ha paura. Ehi, che sta succedendo qui? Mi hanno preso come bersaglio. Ora non la seguo, Mr. Chan. Hanno appena cercato di uccidere Chan. Cosa? Dobbiamo perlustrare subito il giardino. Chiamerò i miei uomini. Aspetti, prego. Chiunque ha tentato di uccidere Umile Me ha avuto tutto tempo per nascondersi. Buonanotte, Phillips. Buonanotte, signore. Su, vieni. Vogliamo darti un'occhiata. Mentre stavo salendo dal terrazzo non ho visto nessuno, ma ho sentito questa cadere. Cos'è? Io credo che sua sede originale è questa. Devo prenderne subito nota, Mr. Chan. Mi scusi, signore. Cosa c'è? Due uomini del commissario domandano il sergente Tucker. Hanno preso un tale nascosto tra gli alberi. Ditegli di portarlo qui. Molto bene, signore. Ecco qua, Mr. Chan. I miei uomini l'hanno preso. Forse. Oh. Howard. Non conosco questi affascinanti gentiluomini, ma se mi lasciassero le mani forse potrei levarmi il cappello. Lasciatelo libero. Chi siete? Presentatevi. Il nome è Howard, il cognome Neil, di professione avvocato, posizione economica ok, salute buona, posizione sociale aspetti direi... Aspetti un attimo, non posso scrivere così in fretta. Questo è ridicolo, Tucker. Mi dispiace infinitamente, signore, ma devo lavorare. Quest'uomo deve spiegarmi perché gironzola nella sua proprietà a quest'ora della notte. Il signor Richmond è mio amico e io... Un momento. Scusi tanto, ma era al corrente della presenza in casa di questo signore? Io conosco il signor Howard e... Che vuol dire? Cosa ci fa qui metà del corpo di polizia della contea? La polizia è arrivata perché lei che è morto e ora sta indagando sul delitto. E inoltre l'omicidio è stato compiuto proprio in questa stanza. E subito dopo lei viene arrestato qui vicino senza nessuna spiegazione soddisfacente della sua presenza. Io dovrò trattenerla, Sam. Scusate, prego. Ma Mr. Howard è qui per affari. E lei come fa a saperlo, Mr. Chan? È venuto per me. Davvero? Certamente. Io devo parlare con Mr. Howard. Così gli ho telefonato stamattina. Ah, capisco, Mr. Chan, capisco. Ma allora perché non è entrato in questa casa normalmente? Mi risponda. Vede, io... Ora spiego. Mr. Howard è uomo sensibile. Non voleva disturbare nessuno. A questo punto non la seguo più, Mr. Chan. A me pare semplicissimo, no? Sono molto spiacente, ma io devo rispettare dei regolamenti. Io devo trattenere questo signore. Prego. Prima di fare arresto, c'è qualcosa da vedere. Non c'è niente da vedere. Ma come? Aspetti, prego. Conversazione privata. Ho capito, Mr. Chan, ho capito. Un trucco molto furbo, Mr. Chan. Se lei insiste che tiratore è Mr. Howard, io insisto che faccenda è grossa pagliacciata. Cioè lei non fornirà delle prove e non lo accuserà, Mr. Chan? Lei ottimo tiratore, sergente. C'entra bersaglio. I regolamenti sono chiari. Io devo trattenerlo. Se vuole che uccello canti, non rinchiuderlo in gabbia. Uccello, canti, gabbia. Of course it's true. Richmond just told me so. Under the circumstances, do you think we should hunt? Yes.
They particularly want us to go on as if nothing had happened. Say, what's all the trouble? You fellows look as if you're going to a funeral or something. Qualcuno ha cercato di uccidere Chan stanotte. Cosa? Sì, gli hanno sparato con una pistola ad aria compressa dalla finestra dello studio. Hanno idea di chi può essere stato? Sembra di no. Era molto tardi e non c'era nessuno in giro. Perché vogliono far fuori Chan? Non ne ho la più pallida idea. Grazie. Oh, Phillips. Ha visto il signor Chan? No, dalle 7, milady. È uscito con la Rolls Royce. Ha detto quando tornava? No, milady. Va bene, Phillips, grazie. Mary, cosa è successo? Ti vedo sconvolta. Che cosa hai saputo, cara? Io non so che cosa fare. Se solo Chan fosse qui. Ma insomma, di che si tratta? Ieri sera, prima di andare a letto, ho guardato fuori dalla finestra e ho visto qualcuno. Mi è sembrato strano, ma non mi sono preoccupata. Ma adesso ho saputo qualcosa che... Ma di che si tratta? Se lascio un biglietto per Chan, mi prometti di darglielo appena arriva? Certamente. Allora, Mr. Chan, cosa posso fare per lei? Lei era qui quando quel povero giovane ufficiale Hamilton fu assassinato? Sì, ero qui. Era buon ufficiale? Eccellente. Splendido in volo e brillante nella teoria. Era anche progettista. Davvero? È molto interessante. E lui cosa ha progettato? Oh, molte soluzioni e miglioramenti per rendere silenziosi al massimo i motori di tutti gli aerei da combattimento. Non ho capito bene, ma è interessantissimo. Sì, certo. Un suo brevetto sarà forse adottato dalla nostra aviazione. Ah, sì. E può dire, prego, quando progettò ultima invenzione il maggiore Hamilton? Oh, beh, vediamo. È stato circa 8 mesi fa. Da allora non più invenzioni? No. Da qualche tempo aveva scoperto troppi nuovi interessi. Prima la caccia alla volpe, poi prese una sbandata per quella ballerina. Sarebbe stato meglio che avesse pensato al suo lavoro. Aveva abitudine a parlare di questi suoi interessi con lei o con altri? No, era molto riservato. Si teneva sempre tutto per sé. E non godeva la simpatia dei commilitoni. Nessuno amico? Uno, il comandante King. Comandante King, è ancora qui? È ancora qui. Mi presenta, prego. Ma certo. Rifletta, prego. In sua risposta c'è forse vita di un uomo? Sì, c'era una cosa, ma non so se l'ha portata a termine. Era grande invenzione, sì? Aveva un certo progetto per degli aerei da guerra silenziosi. Aerei da guerra silenziosi. Lei ricorda se lui ha fatto progetto, se ha disegnato aerei? No, che io sappia. Ma non mostrava mai niente a nessuno, se non era certo della validità. Altra domanda, prego. Lei ha accennato niente di questo in processo di signor Gray? No, certo no. Ma perché? Non vedo cosa mai c'entrasse. Non so dove vuole arrivare il signor Chan. Lo so io, prego. Ringrazio molto. Credimi, Chan mi ha fatto capire che Paul è innocente. Oh, tutto questo è inutile. Ma Pamela, cara. Anche se Paul si salverà, non dimenticherò mai che hai detto a Chan che era colpevole. E se ti avesse creduto? Ma l'ho fatto per aiutarti. Credevo Paul colpevole. Ma non volevo che fosse qualcun altro a convincertene. Pamela, cerca di capire. Io ti amo. E sto cercando di aiutarti. Oh mio Dio, caro. Allora, mi credi adesso? Sì. Non capisci che manca meno di un giorno e di una notte alla sua esecuzione? Non perdere la speranza. Vedrai che Chan lo salverà. C'è pochissimo tempo, solo 22 ore. Buongiorno.
Io cerco proprio lei. Mister Chan, aspetti, cosa? Prego. Non tempo da perdere. Lei è autoveloce? Sì. Per caccia alla volpe di oggi, sa dove vanno? Lo posso indovinare. Lei deve indovinare. Mi porta subito? Prendo l'auto. Mister Chan, cosa è successo? Sono tornato a casa proprio ora. Mi hanno dato questo. Caro signor Chan, mi hanno appena detto che qualcuno ha tentato la sua vita. E mi sono ricordata che l'altra sera ho visto qualcosa di estremamente importante. Vado con gli altri per evitare sospetti. Mi aspetti, le prego. Mary Bristow. Che cosa vuol dire? Lady Mary è in grande pericolo. Se assassino scopre che lei sa cose, colpisce ancora. Ricorda Lake? Ricorda attentato contro me? Bisogna trovare Milady presto. Questa automobile è veloce? Riesco a toccare i 120. 120 ha detto? Mm-hmm. Ah, molto bene. Li ho trovati. Io ho quasi trovato antenati. Devono essere arrivati fin qui rincorrendo la volpe. Cosa fa qui, Chan? Dov'è Lady Mary? Non lo so, è un quarto d'ora che non la vedo. Ehi, Garton, dov'è Mary? Non saprei, l'ho persa di vista dall'inizio della caccia. Hai visto Mary? Io no. L'ultima volta che l'ho vista è stata al fosso. Tu sai dov'è Mary? Non lo so. Richmond! Presto! Mary è precipitata nel fosso! Andiamo! Eccola! Sembra svenuta! Bisogna fare qualcosa! Su, presto! Prego, raggiungiamo, portiamo l'aiuto! Possiamo raggiungerla scendendo dall'altra parte! Andiamo! Non sa dirmi niente. C'è una frattura alla base del cranio. Ha bisogno di cure, ma forse ce la farà. Allora c'è speranza. Direi proprio di sì. Senta. Sì? Mi dica. Come sta? Credo che la signorina abbia ottime chance. Si è ripresa? No. Ci vorranno non meno di 24 ore. Poche ore per salvare Mr. Gray. Quindi questa riunione necessaria. Mi sembra assurdo. Non ha indizi. E non sa niente di più di quando è arrivato Mr. Chan. Oh sì? Io so perché vero assassino ha ucciso Hamilton. Vuol dire che è certo che Gray non ha ucciso Hamilton? Sì. Ma Gray era l'unico ad avere un motivo per eliminarlo. Grave errore. Io so che altro ha grande motivo. Oggi io so... Hamilton fatto segreta invenzione, silenziosi aerei di guerra. E cosa c'entra questo con l'omicidio? Piani di invenzione.
rubati per vendere a enorme prezzo. Hamilton trova ladro, quindi ladro lo ha dovuto uccidere. Queste sono solo teorie. Lascialo continuare, Jardine. Chan sta cercando di salvare Gray. Per assassino, tutto tranquillo finché arrivo io. Allora lui deve zittire altre persone. Lake, che sa tutta verità. Io, perché vicino a verità. E questo per dirci che cosa? Ma chiaro. Uno di voi, in questa stanza, è assassino. Un altro dei trucchi da detective. Finge di aver scoperto tutto, ma in realtà non sa niente. Io so questo. Io catturo assassino se trovo piani aereo rubati a Hamilton. Ma una volta trovati quei piani, cosa dimostrerà? Su piani sono impronte digitali che corrispondono a quelle di qualcuno che sta qui dentro. Dorme? Non lo so. Zitto. No, non dormo. Che ore sono? Ancora presto. Ho chiesto che ora è. Le 5 meno un quarto. Un quarto alle 5. Dalle 5 alle 6 è una. Dalle 6 alle 7 sono due. Dalle 7 alle 9. Ancora 4 ore. Vuoi qualcosa, amico? Una tazza di tè? No, non credo proprio. No. Non voglio niente. Cosa diavolo vuole? Silenzio, prego. Io voglio suo aiuto. Non mi è sembrato quando c'erano anche gli altri. Mi guardava come se il colpevole fossi io. Io, spiacente, ma è necessario sempre sospettare di tutti. Non capisco che vantaggio abbia tratto raccontando a tutti quello che sapeva. Ma c'è cosa che non detto. Oggi, assassino cercato uccidere Lady Mary. Cosa vuol dire? È stato un incidente. No, incidente. Solo con Lady, assassino ha accecato occhi di nobile animale. Che cosa? Stasera ho esaminato defunto nobile animale. Su muso, lacrime asciutte e qualcos'altro. Io ho preso un po'. E Mr. Howard fatto analizzare. Appena telefonato a me il risultato. Era... Pepe. Pepe? Sì. Chi è stato? Chi è stato? Io ancora non so. Per questo io vorrei il suo aiuto. Sì, ma come? Ora, assassino, spaventato da impronte digitali, cercherà di distruggere piani. E qui catturiamo. Lei sa dove sono questi piani? Di sotto. Nascosti in studio. Ma non è possibile. Attentato a mia vita è stato là. Io molto vicino... A nascondiglio. Ah, certo. D'accordo, che devo fare? Venire con me in studio. Aspetteremo assassino. Cosa c'è? Guardi. Qualcuno è già stato qui. Forse è arrivati tardi.
prima di venire a chiamare lei. Quello non ha aperto. Tenga, stia attento. Caricata a salve. Indietro, indietro. Se ne sta occupando la polizia. Io ho trovato piani nel pomeriggio, ma purtroppo nessuna impronta. Ora, impronte non necessarie. Ringrazio molto. Jeffrey Richmond, io vi dichiaro in arresto per omicidio. Chiariamo le cose, sergente. Richmond è uno pseudonimo, non è neanche inglese. Il suo nome è Paul Frank. E lei? Qual è il suo nome, prego? Sono il capitano Seton della polizia militare. Gli abbiamo dato la caccia per anni. 6 mesi fa stavamo quasi per catturarlo. Ma stavolta ci ha disorientato con questo trucco. Molto costoso trucco. Sì, stava puntando molto in alto, ma gli è andata male. Ora, sergente, lo porti via. Chiami il direttore della prigione. Io parlerò con il ministro degli interni. Sì. Sì, tornerò a Londra un giorno e porterò famiglia. 12 figli e una moglie. Allora ci vuole un altro brindisi. Al più grande detective del mondo. Io non grande detective, solo cinese fortunato. Trovo che sia stato miracoloso il modo in cui ha concatenato tutti quegli indizi in soli 3 giorni. Catena non completa. Anello più importante non è al suo posto. Quale anello manca, Mr. Chan? Anello caduto in camera di mio albergo. Osservi, prego. Ora chiuso.